Ciao ragazzi, oggi vi darò 4 consigli su cosa fare quando dovete difendervi da più aggressori. Ok, ora ti darò qualche consiglio che può esserti molto utile se ti trovi nei guai a dover affrontare più avversari. Prima però ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella. Chiariamo subito una cosa, la bacchetta magica non esiste e sarò molto chiaro con te. Più avversari hai da affrontare, meno probabilità hai di uscirne bene. Però vediamo di trovare qualche consiglio, qualche accorgimento che, se rispettato, ti può dare qualche speranza in più. Premetto che in una situazione di rissa dove siete tu e i tuoi amici contro altre persone o sei da solo contro altre persone, regnerà la confusione, il caos. Non siete operatori militari coordinati e preparati come un team a lavorare all'unisono, ma ognuno improvvisa, va un po' per la sua strada, vede un po' cosa riesce a fare e quindi regnerà il caos. Quindi con questi 4 consigli puoi provare ad avere qualche chance in più. Consiglio numero 1, non farti circondare. Se ti capita di avere delle persone alle spalle è estremamente pericoloso perché ti possono colpire, non vedi arrivare i colpi, ti possono spingere, possono prenderti di sorpresa, andare a strangolarti da dietro, diventa un problema ed è probabilmente una delle cose che vorranno fare. Per cui devi essere bravo, abile nello spostarti in modo da mantenerli tutti nel campo visivo, in modo da non essere colto di sorpresa. Consiglio numero 2, difendi il tuo spazio. È estremamente importante riuscire a non essere agganciato, non essere bloccato da uno di loro, perché se dovessero afferrarti li avrai addosso tutti. Devi continuare a gestire una distanza di 1 o 2 metri anche da loro utilizzando qualsiasi espediente. Puoi usare dei calci, puoi utilizzare uno sgabello per metterlo tra te e loro e difendere quest'area intorno a te in modo da riuscire a sopravvivere il più a lungo. Consiglio numero 3, muoviti continuamente. Non dare a loro alcun riferimento fisso in modo che possano organizzarsi al meglio per arrivare su di te. Dovrai colpire e spostarti. Ricordati, ogni spostamento dovrà essere in funzione di guadagnare una via di fuga, perché non avrai vita lunga contro tanti avversari. Consiglio numero 4, se cadi a terra, rialzati il prima possibile. Vai a vedere il mio video dove spiego se serve saper combattere a terra oppure no. Se l'hai perso, iscriviti al canale con la campanella in modo che non accada più. Capirai che combattere a terra risulta estremamente pericoloso perché tanti avversari possono arrivare a ferirti e farti del male. Quindi cadi a terra, ok, può capitare. Tutto quello che farai dovrà essere in funzione di rialzarti il prima possibile e, tornare al consiglio numero 3, continuare a muoverti. Ok, questi 4 consigli possono essere veramente oro quando ti trovi in una situazione del genere. Ricordati che, come ho detto prima, ogni cosa che farai sarà in funzione di guadagnare una via di uscita. Più tempo rimani coinvolto in questo scontro contro più avversari, meno probabilità avrai di tornare a casa sano e salvo. Questo è esattamente quello che insegno alle forze dell'ordine e ai civili che vogliono imparare la difesa personale e professionale. Puoi trovare maggiori approfondimenti andando a vedere il mio profilo Instagram, dove vedi che cosa insegno direttamente in palestra. Ciao ragazzi, il video è finito, ma ci sono tante cose da scoprire ancora sulla difesa personale, per cui iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, vi lascio qui i link ai social per vedere come metto in campo quello che vi sto dicendo. Ci vediamo al prossimo video. Stay safe.